Si presenta il piano strategico metropolitano, soldi importanti per lo sviluppo della città che arriva dalla città metropolitana. È una giornata importante, fa piacere che sia stata scelta Qualiano come sede della presentazione del piano strategico. È un'occasione che noi non abbiamo perso, anzi ha fatto sì che il lavoro della nostra amministrazione insieme a quello degli uffici tecnici metterà in sicurezza sicuramente degli edifici scolastici, avrà un ammodernamento delle strade e anche una riqualificazione dell'arredo urbano. Abbiamo colto al volo l'occasione che ci è stata proposta, anche se tra tanti scetticismi, però noi ci abbiamo creduto come amministrazione, abbiamo creduto anche nel piano strategico e questo ci fa piacere. Questa mattina soprattutto siamo qua in questo tour metropolitano che Luigi De Magistris, il sindaco di Città Metropolitana, ha ritenuto opportuno fare in tutti i comuni beneficiari di fondi del piano strategico. Nell'occasione siamo al comune di Qualiano, ci sono io anche come insieme al consigliere Marrazzo, oltre che come consiglieri metropolitani territoriali dell'area nord di Napoli, ma anche per rappresentare le grandi attività e le numerose attività che stiamo mettendo in alto, oltre che col piano strategico, anche sulle funzioni fondamentali, vale a dire le scuole e le strade. Grande attenzione per le nostre arterie metropolitane, Qualiano a breve verrà inaugurato un nuovo istituto alberghiero, altresì si dice per le strade metropolitane che sono attenzionate per la messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione. I comuni che al momento non sono entrati, ce ne sono tanti soprattutto in quest'area, ne faccio un esempio come Marano, che sono tanti cittadini che aspettano, bisognerà aspettare un altro po', ma c'è speranza. Guardi, innanzitutto è giusto e corretto informare bene la cittadinanza. I comuni che non sono entrati è per difetto o di invio o perché non hanno presentato. Quindi i vari Melito, Giuliano, Marano, Calvizzano, per le loro motivazioni che non sono soggetti beneficiari, ripeto, c'è assolutamente possibilità e speranza, ma non lo dico io, lo ha detto il sindaco De Magistris in una sua delibera, ma il Consiglio metropolitano tutto, quando si è espresso a favore di una possibile verifica, ripeto, sempre in virtù di una dotazione che sappiamo solo all'esito dell'approvazione del rendiconto. Il piano strategico è un piano molto importante perché prevede un finanziamento per tutti i 92 comuni dell'intera area metropolitana di oltre 300 milioni di euro. Il finanziamento è stato dato sulla base di progetti presentati dai singoli comuni per la messa in sicurezza soprattutto di strade e di scuole. Comune di Qualiano, che ha 26.000 abitanti, avrà un finanziamento di circa 2 milioni e 600 mila euro, perché il finanziamento è stato dato sulla base di un criterio oggettivo, quindi 100 euro ad abitanti, quindi Qualiano potrà, così come tutti i comuni dell'intera area metropolitana, avere una boccata d'ossigeno per la messa in sicurezza soprattutto di strade e di scuole. La città metropolitana è attiva sull'intera area metropolitana. Soprattutto sull'area nord ne abbiamo inaugurato un anno e mezzo fa il primo istituto alberghiero della fascia, il primo istituto della fascia costiera a Barcaturo. Inaugureremo tra qualche settimana un ampliamento dell'istituto Galvani. Nel 2017 è stata inaugurata una nuova sede del Segre a Mugnano e tra due mesi inaugureremo l'istituto alberghiero di Qualiano, un'opera importantissima di 7 milioni e mezzo. Sindaco, un atto rivoluzionario, battaglia di due anni, che sensazioni ha quando va a presentare i progetti nei comuni? Molto bella, un senso di appartenenza comune all'area metropolitana. Riconoscono al lavoro che ho svolto e che abbiamo fatto un modo di intendere la politica in maniera corretta e trasparente, dare opportunità a comuni e sindaci che non avrebbero mai potuto realizzare queste opere senza di noi, avendolo fatto in modo oggettivo, senza criteri di appartenenza con figli e figliastri, quindi tot soldi per in relazione al numero di abitanti, un'opportunità per 92 comuni, un modo per poter sviluppare in modo forte i nostri territori. Ha parlato anche di quelli che sono i giovani che devono andare a prendersi quelli che sono i loro diritti, insomma un messaggio forte e chiaro a tutti quelli che sono i ragazzi. Assolutamente, sono molto contento che c'erano i ragazzi del territorio, delle scuole, perché i ragazzi sono il presente, non sono il futuro, devono difendere la loro terra, devono conquistarsi ogni giorno i diritti non andando col cappello in mano, ribellarsi alle ingiustizie, alla camorra, alla violenza, e noi amministrando, parlo per me, per noi, per la mia squadra, in modo trasparente, corretto e pulito, proviamo a essere anche un punto di riferimento per dire che si può rimanere in questi territori, si può fare anche politica, i problemi sono tanti, ma se ci mettiamo tutti quanti insieme non siamo la zavorra d'Italia ma siamo il motore del nostro paese. Sindaco, un riferimento preciso era al sindaco di Giuliano,
l'atto della città metropolitana è stato corretto ed eseguito in maniera perfetta. Sì, ed addirittura abbiamo avuto dall'ex sindaco di Giuliano una richiesta di sospensiva al TAR che è stata rigettata, quindi così come un altro consigliere metropolitano libero fece un ricorso, insomma davvero questo è il non voler bene al territorio, mentre invece noi abbiamo lavorato tutti insieme, queste sono piccole eccezioni, veramente tutti insieme, senza alcuna differenza, quindi con persone dalle idee politiche più diverse per dare un'opportunità ai nostri territori. E voglio ricordare anche un'altra cosa, Napoli è l'unica città d'Italia che ha adottato un piano strategico con queste modalità e tutte le risorse vanno per strade, scuole, dissesto idrogeologico, ambiente, parchi, contrasto ai cambiamenti climatici, quindi la vita delle persone. Napoli e la Campania capofila per un sud unito e che sia davvero di sviluppo. Sì, io ci credo molto che Napoli come capitale del Mezzogiorno possa ridurre le disuguaglianze del nostro paese. Noi stiamo facendo una grande battaglia di autonomia, di lotta per i diritti, andando sempre con molta umiltà ma molto orgoglio a testa alta nelle interlocuzioni col governo, di qualsiasi colore politico, compreso l'ultimo. Quindi Napoli è una città che oggi è forte nel paese, ha una sua credibilità, è considerata. Vedete i dati che abbiamo sulla cultura e sul turismo e questo fa bene a tutti i territori, anche ai territori periferici.